professore comunque non c'erano bei rapporti. Lui tentava sempre a fare battutine abbastanza esplicite. Quindi a fine anno io ho subito una molestia da parte sia verbale che fisica, perché comunque lui mi ha chiesto esplicitamente una foto del seno. Il professore accusato di molestare da anni le sue alunne, una preside a conoscenza di tutto, che non avrebbe mai fatto niente per fermarlo. È il racconto fatto da alcune studentesse del liceo scientifico del polo scolastico Valentini Maiorana di Castrolibero, in provincia di Cosenza, la cui storia ha fatto in pochi giorni il giro d'Italia. Tutto nasce da una prima denuncia, quella di Dalia, ex alunna della scuola, che a fine gennaio decide di rompere il silenzio. Apre questa pagina Instagram, dove invita le ragazze che abbiano ricevuto il suo stesso trattamento a farsi avanti. In poche ore arrivano decine di testimonianze, due di queste si tramutano in denunce. Emergono dettagli scioccanti, messaggi a sfondo sessuale, commenti inopportuni sul fisico, addirittura la richiesta di foto intime in cambio della sufficienza. Una situazione che, secondo gli studenti, andava avanti da tempo e di cui la preside sarebbe stata a conoscenza senza prendere alcun provvedimento. Dal 3 febbraio scorso, in segno di protesta, gli studenti occupano la scuola, chiedono il commissariamento dell'istituto e l'allontanamento immediato del professore. Ciò che fa male è una molestia, e ciò che è molestia, ciò che fa male non deve essere permesso in una società civile. Intanto il ministero invia i suoi ispettori, la procura di Cosenza apre un'inchiesta, il professore sarebbe stato indagato. Allora, il professore sarebbe stato indagato, ma non ci sono conferme, usiamo il condizionale. Vi devo dire per correttezza che c'è una parte dell'istituto, di opinione pubblica, che difende il professore. Gli studenti però avanzano richieste precise. 12 giorni che la scuola è occupata e poi ci sono queste accuse reiterate. Tante ragazze, dopo la prima che sentiremo tra poco, che raccontano di queste molestie. Chiara Iomiselle, rivengo da te. Dammi subito le ultime notizie, vedo che gli studenti sono ancora lì in mobilitazione. Sì Alberto, guarda, in questo momento gli ispettori sono ancora dentro l'istituto, sono arrivati stamattina e sono tornati poi nel pomeriggio e stanno ascoltando i professori. Questa mattina hanno ascoltato gli studenti, studenti come Francesco che tu vedi qui con me e che conosce una delle due ragazze, Jennifer, che ha denunciato appunto queste presunte molestie da parte del professore. Francesco, che cosa ti ha raccontato Jennifer? Jennifer mi ha raccontato di aver ricevuto dei messaggi, diciamo, poco appropriati, come già è stato detto, e poi ha, diciamo, detto di questi messaggi e non è mai stata ascoltata. Che cosa significa? Che quindi avrebbe denunciato e non sarebbero stati presi dei provvedimenti, giusto? Principalmente ha chiesto aiuto, ha chiesto di essere ascoltata, di ricevere una mano per questi messaggi poco consoni a quelli che sono comunque le istruzioni scolastiche, e quindi diciamo esponendo questi messaggi non ha ricevuto quella mano che cercava, non ha ricevuto aiuto. Quindi allora, lei si sarebbe rivolta alla preside? Alla preside come anche ad altre persone. Ecco, allora quindi comprenderete bene che se tutto quello che stiamo raccontando fosse confermato sarebbe molto grave, perché saremmo in presenza non soltanto di tentativi di abusi evidentemente, ma anche poi di una reticenza di fronte alla denuncia delle studentesse coinvolte. Per correttezza di cronaca abbiamo parlato con docenti e con studenti, questo è il loro racconto. Voi conoscevate questo professore, sapevate che aveva questo tipo di atteggiamento con le ragazze? Fortunatamente noi non l'abbiamo mai avuto in classe, però comunque ci aspettavamo che ci fossero queste situazioni all'interno della scuola perché girava la voce. Girava la voce, che cosa si diceva? C'era questo professore in particolare che comunque dava fastidio a delle ragazze. È stata anche mia cugina in classe con questo professore e ha visto queste sue compagne di classe che appunto venivano toccate, palpate da questo professore. Molestie che vanno avanti da anni e la preside ha sempre cercato di nascondere, ha sempre insabbiato tutto quanto e tuttora continua a farlo, quindi è il motivo per cui questa occupazione continua ad andare avanti. Che cosa chiedete adesso alla preside? Noi vogliamo che la preside se ne vada. In questo momento lei, al di là delle sue responsabilità che devono essere accertate, è diventato un ostacolo oggettivo al superamento di questa situazione. La sua persona, non ho nulla da dire sul suo ruolo, però adesso sì. Vi chiedete che faccia un passo indietro? Sì, quindi parte di noi docenti ha chiesto in maniera formale nel collegio di ieri.
allargata agli studenti e provengono da più parti, insomma, richieste che vanno in questa direzione. Sicuramente siamo dalla parte degli studenti, perché non è che si possono tollerare queste cose, ci mancherebbe, insomma. Noi chiediamo che chi aveva l'autorità, chi aveva titolo per agire ma non l'ha fatto, chi ha agito in modo superficiale, chi ha lasciato che le cose continuassero così come erano, venga rimosso dal suo ruolo, faccia un passo indietro, perché ha dimostrato ormai ampiamente di non essere capace di gestire un tale potere, una tale responsabilità. È il momento di fare un passo indietro. Allora, queste sono le voci dell'istituto, avete sentito, c'è la richiesta di un cambio al vertice, la preside si faccia da parte, come abbiamo sentito ci sono gli ispettori del Ministero che stanno cercando di capire cosa è accaduto, non c'è la conferma di un'indagine nei confronti del professore accusato, ma lui e i suoi legali chiedono anche in qualche maniera rispetto, perché ci sono anche i suoi figli e la sua famiglia che in questo momento sono oggetto chiaramente di estrema attenzione. C'è anche chi lo difende, il professore. Noi in qualche maniera documentiamo quello che accade e voglio mostrarvi questo documento molto importante, molto rilevante, perché a parlare con noi è Dalia, questa ragazza che oggi ha 20 anni, che è stata una studentessa di quell'istituto e che adesso vive a Milano, ed è stata lei con il suo Instagram, con la sua pagina, a dare vita a tutto questo, a rompere di fatto il silenzio, come ora sta avvenendo. Luca Forlani. Non ho avuto la lucidità per poter capire sin da subito che quello fosse violenza. A me personalmente faceva molte battute a livello sessuale, toccava le spalle, toccava le gambe, metteva il braccio sulle spalle in modo tale che la mano morta potesse cadere sul seno. Dalia Ali, 20 anni, è un'ex allieva dell'Istituto Valentini Maiorana di Castrolibero. È stata una delle prime ragazze a raccontare le molestie che avrebbe subito dal professore. Ha aperto la pagina social Call Out Valentini Maiorana, che in pochi giorni ha raccolto decine di testimonianze di studentesse che accusano il professore di averle molestate. Pensavo che fosse colpa mia, cioè l'imbarazzo, la vergogna, il dolore che provavo in quel momento, li sentivo di dover mascherare. Lui faceva passare come uno scherzo, come un gioco. Assolutamente sì, e quando una persona replicava dicendo prof, questo è troppo, si sta spingendo troppo oltre, lui ci additava a delle santerelline. Una volta andai a fare ripetizioni insieme a lui con un altro mio compagno e capitò che il mio compagno dovette allontanarsi per qualche minuto. E in quel momento penso che mi sia sentita estremamente in pericolo, perché lui continuava ad avvicinarsi e vedeva che io stavo retrocedendo. Però non dimostrava intenzione a fermarsi. E quando arrivai con le spalle al muro, fortunatamente in quel momento arrivò il mio compagno. Una tua compagna che poi hai denunciato avrebbe subito un episodio particolarmente brutto. Era l'ultimo giorno di scuola e a un certo punto rimasero da soli nell'aula docenti. Prese il telefono e le chiese di farsi una foto al seno in cambio della sufficienza, toccandole comunque il seno. Il professore fu messo in malattia per circa 2 mesi dalla preside, per poi essere reintegrato all'interno dell'altro plesso. È impossibile, secondo te, che la preside non sapesse nulla? Assolutamente sì. Abbiamo le prove, abbiamo le mail che la famiglia della vittima ha mandato alla preside, abbiamo il fatto che comunque tantissime ragazze hanno testimoniato di essere andate da lei per poterle comunicare questa situazione incresciosa. Se tu ce l'avessi di fronte in questo momento, che cosa gli diresti? Che dovrebbe vergognarsi in primis. Gli auguro di smettere di fare qualsiasi cosa abbia a che fare con delle giovani studentesse.